c'è una posta in gioco. È la posta che, come una nebbia opaca, immerge un po' tutte le cose. Chi ha il dovere di decidere le sorti del paese? Chi ha il diritto di governare? Ha il diritto di governare chi è stato incaricato attraverso un mandato popolare a seguito di libere e democratiche elezioni dal popolo, o hanno il diritto di decidere sulle leggi che fa il Parlamento, sull'abrogazione di queste leggi dopo che poi il Parlamento le ha fatte, sull'intervento sui protagonisti del governo? Chi, coloro che non hanno avuto legittimazione popolare ma che fanno parte soltanto di un ordine dello Stato che è arrivato alla posizione che occupa per pubblico concorso e non attraverso il consenso popolare? Questa è la domanda che fluttua in tutte le situazioni. Noi siamo convinti che non si possa in una democrazia accettare che dei giudici politicizzati possano intervenire su un altro organo che rappresenta la sovranità popolare come il Parlamento, cercando di influenzarne le decisioni anche durante l'iter di approvazione delle leggi, o cercando di abrogare queste leggi facendo ricorso a un organismo, la Corte Costituzionale, che è una verità incontrastabile, oggi presenta una sua costituzione prevalentemente di uomini che appartengono per la loro storia, per il loro passato, alla sinistra italiana. Io credo che queste cose non siano attacchi violenti, sono semplicemente la fotografia di una situazione preoccupante a cui noi dobbiamo reagire.